Eccoci qua. Eccoci tu lo gradisci un caffè? Lo bevi il caffè? Io bevo il caffè amaro senza zucchero, ma stamattina mi coccolate proprio. Certo, ma questa è anche casa tua, Vira, dobbiamo dirlo. Adesso fra pochissimo ritornerai con la nuova edizione di Buongiorno Benessere, sì, e ne parleremo. Volevo invece raccontare ai nostri telespettatori che, come ho detto all'inizio, tu sei sempre stata molto legata ai temi dell'alimentazione e della salute. Studiavi, ho letto, sui libri di medicina di tuo zio perché volevi fare il medico, ma il tuo papà non voleva. No, ma tu sai, tu hai degli informatori che sono speciali. In realtà la mia storia nasce così. Sì, io ho fatto giurisprudenza, sono diventata avvocato e poi giornalista professionista perché ho un papà che è un grande avvocato e quindi era un po' segnata la mia strada, però io volevo fare questo lavoro qui. Cosa è successo? Studiavo spesso a casa di mia nonna, dove mio zio preparava gli esami in medicina, per cui ogni tanto io sbirciavo i suoi libri e ti devo dire, mi ha sempre incuriosito moltissimo il corpo umano, la malattia, cioè l'identificazione della quindi cura, l'anatomia, eccetera. Proprio. L'anatomia. Poi si è sviluppato nel corso degli anni un istinto forte di autoconservazione, per cui sono diventata ipocondriaca. Come me, non avrei mai potuto fare il medico. No, purtroppo. Allora che cosa ho fatto? Io ero praticamente il medico di me stessa, mi prescrivevo da sola le analisi e devo dire ero anche esagerata. A un certo punto mi si illumina proprio, sai quando la lampadina si accende? Vado dall'allora direttore di Rai 1 Giancarlo Leone, parlo di 7 anni fa e dico: Giancarlo, ma non c'è a Rai 1 un programma per gli ipocondriaci come me? Cioè per tutti quelli che hanno paura delle malattie, però hanno bisogno di conoscerli col sorriso. Senti, scrivo questo programma, dovevano essere solo 10 puntate, sai, uno slot, una prova, quindi la medicina col sorriso. Si vede che in Italia ci sono tanti ipocondriaci, cara Monica, sì, che il programma non ha mai smesso, andiamo in onda anche in replica d'estate, e noi facciamo medicina col sorriso e benessere naturalmente da 7 anni con gioia. Non sono più ipocondriaca. Ecco, zero. Vedi, meno male. Zero. Senti, parliamo adesso della tua famiglia. Tu l'hai già accennato al nostro angolo bar. Hai ben 4 figlie femmine, tra l'altro dagli 8 ai 24 anni, quindi quasi 2 generazioni a confronto. Allora mi chiedevo, tu come fai a relazionarti con problematiche così diverse? Allora, la figlia di 24 anni, io l'ho fatta che ero proprio una ragazzina. E devo dire grazie a mia madre che mi ha aiutato anche il primo bagnetto. Io non sapevo proprio come prenderla, come tenerla in braccio. Il primo bagnetto me l'ha fatto mia madre, mi ha seguito moltissimo. Le altre poi, insomma, le ho avute in un'età più matura e quindi io vado dai 24 anni a 3 bambine che hanno 14, 11 e 8 anni. E che dire, affronto tutte le problematiche senza mai fasciarmi troppo la testa, col sorriso, sono una mamma serena. Devo dire, non urlo, il mio segreto sì, è... mantenere con la gentilezza, anch'io tento in casa, non è semplice, sempre semplice, io poi ho solo maschi. Con i maschi è più difficile. Esattamente. E, però sai, ti stanchi, perché sarei una falsa a dire il contrario, però ti dà un tale senso di pienezza. Ogni tanto mi capita di chiedere loro, ragazze venite per 5 minuti tutte sul lettone di mamma. Beh, lì tu ti senti veramente ricca, ricca. Quindi la gioia di avere una famiglia così numerosa, però pensavo anche un po' l'ansia e la paura quotidiana di avere delle figlie anche adolescenti che insomma preoccupano sempre un po'. Beh sì, in realtà per esempio io adesso ho la grande che in questo momento è in una settimana di vacanza in Grecia con gli amici. Per fortuna Marzia, conoscendo il mio grado di apprensione, mi fa vivere proprio live. Ti manda i video. Sì, ma poi se non me li manda, io conosco tutte le sue amiche, quindi entro nelle storie Instagram delle amiche, mi rendo conto che si divertono. Poi c'è l'app cerca persone, no? Ormai se vogliamo sappiamo esattamente dove si trovano i nostri figli. Senti, io in un'intervista che ho letto tua, una giornalista ti ha chiesto qual è la frase con cui si definirebbe e tu hai detto: io non ho paura. Sì, devo dirti, guarda, la vita mi ha insegnato questo. Diciamo è la frase, ne ho tante, però la frase che mi rappresenta di più nella vita è: io non ho paura. In questa frase c'è un po' tutto il senso della mia vita, perché la mia vita è apparentemente una vita bella, piena di brillantini e luccichini, no? Per chi ti vede da casa, però è una vita come tante altre, quindi fatta di gioie, di dolori, di momenti difficili e di grandi vittorie anche.
Però la costante della mia vita è stata sempre una: io non ho paura. Perché qualunque situazione, qualunque, l'affronto, diciamo, ho i primi 3 minuti di sbandamento, anche 5, poi però ho imparato a ragionare, a riflettere. E la soluzione, io penso che si trova sempre, sì. È vero. Un bellissimo messaggio, Vira, io ti ringrazio di essere stata qui con noi. Allora, diamo l'appuntamento per la nuova edizione di Buongiorno Benessere a partire da... Allora, premesso che io sono sicura, perché poi i numeri me lo stanno dimostrando, che state vedendo anche le repliche di Buongiorno Benessere su Rai 1 il sabato mattina, ma l'appuntamento con la nuova edizione del nostro, vostro programma Buongiorno Benessere è Rai 1, sempre 10:40, penso l'orario sia quello, con noi e con voi. Perché è un programma creato per voi. Senti Monica, io ti devo fare i complimenti perché tu sei brava, molto. Fai un programma... Non era nel copione, ecco. No, però ho veramente piacere di dirtelo, sei molto brava, molto competente ed è un programma che si fa guardare. Vabbè, brava Vira, detto Monica. Da te. Grazie, davvero, di cuore.